Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod vita da gangster. Oggi pomeriggio proviamo a svaligiare un appartamento che è stato affittato per le vacanze da un certo Rondo da Sosa. Penso avete capito di chi stiamo parlando. Ovviamente noi non lo conosciamo, ma i ragazzi dei Families sì, perché sono più giovani di noi. E noi siamo ancora all'antica, ascoltiamo ancora Tupac, Eminem, Snoop Dogg e questi nomi qua. E io infatti ho subito detto, oh, ma siamo sicuri? Non voglio andare là con il rischio che la polizia mi vede per 20 e 50 dollari. E loro mi hanno detto, oh, abbiamo visto il profilo Instagram, questi qua c'hanno i soldi, vestono bene, hanno gli orologi costosi, hanno le macchine costose, vai là, prova, vai a vedere. Oh, se mi avete fregato veramente, vi levo lo stipendio, vi levo tutto. Capite? Capite? Vi levo tutto se mi avete fregato. Andiamo a vedere, ragazzi, andiamo a vedere il furgoncino tattico da rapinatore di appartamenti. Questo qua è proprio il classico, vedete? Mercedes Sprinter. Quando vedi questo devi stare attento, perché o rapina le case oppure rapina i bambini. Vabbè, dai, mo sto esagerando. Dobbiamo andare qua a Mirror Park. Vabbè, la mesa qua si chiama. Comunque questo qua è Mirror Park, come vedete. Diciamo che loro hanno visto le storie su Instagram e questo Rondo da Sosa ha deciso di fare una vacanzetta di una settimana qua a Los Santos. E quindi questi qua dei Families credono che sicuramente c'è qualcosa di costoso, di valore da poter rubare. Andiamo, dai, andiamo a vedere. Vediamo un po', ragazzi. Io spero solo che vada tutto bene. Se non c'è niente, non c'è niente, non fa niente, me ne vado. Però non voglio arrivare là che poi mi devo scontrare con qualcuno, dobbiamo alzare le mani addosso a qualcuno. Non mi va di fare questo. Però, ve lo ripeto, se mi costringono a fare ste cose, ci dobbiamo difendere. Non sappiamo chi sono, non sappiamo come sono fatti, come sono vestiti, non sappiamo se lui è da solo. Accendiamo i fari così. Perfetto. Ma tanto adesso io me ne accorgo subito se la casa è consistente. Non per come è fatta, però sicuramente ci sarà qualcosa all'esterno, no? Che ci fa capire che dentro c'è qualcosa. Ad esempio una moto, una macchina. Ah, sbrigatevi, levati questo camion. Dai, veloci, ok. Vediamo un po'. Poi vedete, ragazzi, Instagram come distrugge tutto, perché comunque se un VIP dice, oh, io adesso vado in vacanza, il ladro ovviamente non ci pensa due volte, no? Tenta di scassinare l'appartamento. Allora, vediamo un po' più avanti. Dove sta? Ah, ecco, mi sa che è questa. Questa qua, vedete? Fermi. Qualcosa c'è. Ok. Perfetto. No, vabbè, ma lo parcheggio proprio qua, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Mettiti così. Perfetto. Leva coltello per ora, leva coltello. Non diamo nell'occhio. Perché comunque, ragazzi, in questo periodo, bene o male, pure questa bandana, uno dice, vabbè, dai, questo qua si è messo la mascherina a modo suo, non è un rapinatore, ok? Quindi anche grazie a questo periodo comunque del virus, uno passa inosservato, ok? Perché, ok, io sto passeggiando, c'ho questa bandana al viso, però le persone potrebbero dire, vabbè, è la moda, sono ragazzi, non si è messo la mascherina normale, ma si è messo la bandana, va bene. Però ovviamente noi siamo qua per non farci vedere. Vedete, quello lì sa... No, io lo vado a salutare. Oh, salve. Tutto a posto? Ok, vedete, non si è impressionato. Non è impressionato, perché è una mascherina, secondo lui. Allora, vediamo un po', ragazzi. Dobbiamo prevedere se non stanno in casa questi. Allora, abbiamo un bel golfettino.
Golf 8, l'ultimo tipo, ok, interessante e non, perché comunque è una macchina che ci possiamo comprare. Allora, qua abbiamo tre moto, quella lì la nuova BMW, la M1000, M1000RR, perché poi c'è pure la S1000, però quella lì è la M1000. E poi questa qua che cos'è? Piano piano, non facciamoci vedere. MT-03, credo sempre Yamaha, e poi anche quella lì è una Yamaha, però non conosco... Non conosco il modello perché non l'ho mai vista una moto così. Sembra tipo un mix di Harley Davidson. Piano, 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 piano. Buono, 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 ragazzi. Qua buono perché non ci vede nessuno, eh. Qua non ci vede nessuno perché siamo proprio in un punto tatticissimo che pure se passa qualcuno comunque non ci fa caso che sta qualcuno a scassinare la porta. Dai, 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 dobbiamo essere veloci. Dobbiamo essere veloci. Oh, perfetto ragazzi, mettiamo la pistola, non si sa mai. Shh, ok. Oh, interessante questa casa. Quante cose raccoglibili. Allora, vediamo un attimo qua quanto ci dà. Piano, piano. Ok. 16.000 dollari. Perfetto. Vediamo un attimo questo portafoglio. Ok, 10.000 dollari, quindi siamo a 26.000 dollari. Vediamo questo. Oh, 44.000 dollari. Perfetto. Andiamo avanti. Carina la casa, eh. Molto, molto moderna. Piano, 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 piano. Ok. Vediamo qua. Uh, 15.000 e siamo a 59.000 dollari, ragazzi. Non male, non male, non male. Quindi, aver già trovato 59.000 dollari, sono contento. Sono già contento così. E non stiamo neanche rischiando. Non stiamo neanche rischiando. Quindi, 59.000 dollari è tutto guadagno. Poi, mettiamoci pure che adesso io mi rubo la statua che c'era lì. La K47 d'oro, la pistola d'oro e siamo veramente a bomba, ragazzi, veramente a bomba. Quindi secondo me un 70, 80, 100 mila dollari li facciamo, senza contare le moto. Vediamo un attimo il garage. Dai. E questa non l'avevo vista. Ma perché giustamente il garage è chiuso, vedete? Oddio ragazzi, Rolls Royce Cullinan con il logo nero, pure questa qui. E questa, chi se ne frega di 59.000. Mamma mia. Allora ho capito. Loro sono venuti qua e hanno pure noleggiato la macchina, ok? La macchina, le moto, ok. Quindi vai, facciamo una cosa, voglio assolutamente questo, a tutti i costi, pure se vale 50 dollari, ma lo voglio in casa questo. Poi mi prendo assolutamente quella pistola lì, ok, carina. Questo non me lo prendo perché non mi piace, non mi prendo neanche il computer perché non mi interessa. E poi vediamo un attimo di rubarci la macchina. Intanto portiamo queste cose fuori, pure la granata, mi prendo pure la granata. Ok, perfetto. Oh, ma aspettate. Dai, dai, qualcuno mi è finito addosso, mannaggia, vabbè, chi se ne frega. Dai, vediamo se si mette in moto la macchina, ce ne andiamo proprio. Oh yes, ragazzi, perfetto, perfetto. Ok, chiudi, chiudi, chiudi. No, 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 perfetto, ragazzi, ce l'ho fatta. Mettiamoci qua, vediamo un attimo se c'è qualcos'altro. Ragazzi. Mi sa che sono arrivati. Mi sa che sono arrivati. Si stanno insospettendo, ragazzi. Mi sa che il tipo che stiamo. Ma spegni sto coso.
perché mi chiamate proprio mo in orologio, ragazzi? Che sono scemi proprio, eh. Quando succede qualcosa mi chiamano. Vi rendete conto? Scusa, lo so che hai da fare, ma stiamo per ospitare una festa e ho appena scoperto di non avere da bere a sufficienza. Potresti andare a fare un recupero per me? Me lo dici mo'? Come devo fare con questi? Comunque, ragazzi, mi sa che il tipo è quello. Quello lì vestito di blu, con quella borsa. Ok, ragazzi, sono pure gli amici. Mannaggia. Arma, 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 arma. Non so quello che succederà, ragazzi, ma sanno che c'è qualcosa che non va. Sanno che c'è qualcosa che non va, ragazzi. Dobbiamo riuscire ad uscire. È un casino, ragazzi. È un casino. Sì, c'è qualcuno in casa vostra. Ma meglio che ben andate. È meglio. È meglio, credetemi, è meglio. Tornate in macchina e andate via. Andate. Andate via. Vi conviene. Non fatemi fare una cazzata, non voglio. Non volete andare via, non volete andare via. Non sono neanche armati questi. Ok. Ok, ma qual è il problema? Che paura, mi avete scoperto, alzo le mani. Sì, c'è qualcuno in casa, vi sto svaligiando la casa. Qualche problema? Ora statemi a sentire, non lo ripeto due volte, salite in macchina, andatevene via che è meglio per tutti, ok? È meglio per tutti, fidatevi, andatevene via. Non restate, non fate i duri, non fate i duri, è meglio per tutti, è meglio per tutti. Oh, sì! Era proprio quello che volevo, vai, il casino più totale, ottima risposta. Bravo! Vai! Ah, ora ho capito, da voi si usa fare così, no? Tipo 3 contro 1? 1 contro 1, no? No, non è bello, eh? 3 contro 1 è più bello, eh? Vero? No, questi qua hanno detto che io devo andare via, perché se vado via non mi denunciano, diranno che non è successo niente. Ma io non posso fare così. È più forte di me. Andarmene via equivale a dire una sconfitta. Io le sconfitte non le voglio. Non le voglio. Si devono beccare la lezione, ragazzi. Solo per averci provato. Solo per averci provato. Ma io non accetto così. Vai, spacca teste. Non potevo andarmene. Non potevo andarmene così. Ora fai una cosa. Prendi sta macchina. Vai, vai, prendi la prima cosa che vedi. Sfascia tutto. Vai. E andiamocene via. Buono, buono, buono così. Abbiamo attirato una stella della polizia, ma non potevo tirarmi indietro, ragazzi. Non me ne potevo andare, non me ne potevo andare. Andarmene così, dicendo ok, va bene, non è successo nulla. No, 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 una sconfitta. Quelli non hanno capito con chi stavano parlando. Cioè, noi abbiamo sconfitto Pablo Escobar, Tony Montana. Di tutto e di più, e io me ne vado via così, con delle scuse. Io me ne vado via con la Rolls Royce e con qualche testa spaccata. Poi non lo so, saranno sicuramente vivi, ma ci penseranno 50 volte prima di andare a fare la denuncia. Maledizione, ragazzi. Colpo buono, ma è andato male perché non doveva finire così, cioè è rarissimo che veniamo scoperti o che le persone proprietarie della casa arrivano in casa, è difficilissimo. Abbiamo scelto comunque un orario abbastanza sbagliato, un giorno abbastanza sbagliato, però dai, tutto sommato non è andata male. Abbiamo la Rolls Royce, circa 90.000 dollari, ho lasciato lì il furgone, non me ne frega perché tanto non è intestato a noi. Però, sti sbagli non devono capitare. Perché poi è un peccato comunque picchiare persone che sono più giovani, perché quello quanti anni ci avrà? 19, 20 anni, no? Noi siamo più grandi qua. Ed è un peccato, pure se l'hanno voluta loro, perché io l'ho avvisato, andatevene via, che vi conviene. Ok, sono voluti restare, va bene. Prendetevi le conseguenze però. A posto. Siamo un po' scassatini, però. Oh, sempre 3 contro 1, è sempre la stessa storia, 3 contro 1, sempre così, sempre così. Vabbè dai ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Direi che con questo è tutto, può finire qua. E bella ragazzi, ciao a tutti.